Sono Amelia Loreto, sono la responsabile della delegazione provinciale di OIPA Siracusa. Siamo qui nel luogo in cui ieri è stato abbandonato Matteo, un cane di circa 9-10 anni, un cane di proprietà che è stato trascinato per circa 3 km dal suo proprietario, trascinato legato alla sua macchina con una grossa catena che abbiamo poi pesato e pesa ben 3 kg. È stato trascinato per 3 km e per fortuna un ragazzo concittadino di Priolo ha visto cosa stava accadendo. Il ragazzo si chiama Samuele e ha provato a fermare in tutti i modi l'auto che trascinava il cane finché è riuscito a bloccarlo, a fermarlo, ma la persona in questione si è barricata dentro la macchina. Si è barricata dentro, si è chiusa dentro, non ha aperto solo uno spiraglio di finestrino dove ha detto che a lui non importava del cane, a lui importa solo dei suoi nipoti. Il ragazzo gli ha intimato di scendere, di fermarsi, di sganciare il cane, che non sapeva se era morto, se era vivo, di provvedere a soccorrerlo. Invece la persona in questione ha messo in moto la macchina e è ripartito a velocità, continuando a trascinare via il cane. Quando mi sono fermato, lui si è spaventato, si è chiuso in macchina e gli ho ripetutamente detto che c'era il cane legato e che sicuramente era morto. L'unica cosa che lui mi ha detto era che preferiva proprio i suoi nipoti che al cane ed è scappato. In questo caso Samuele pensava che il cane fosse già morto perché era completamente inerme, non si muoveva, quindi è corso subito presso il comando dei vigili urbani di Priolo, ma non è stata accolta la sua richiesta di aiuto. Gli è stato indicato di rivolgersi magari ai carabinieri, di fare altro. È arrivato dai carabinieri dove ha perso ben quasi un'ora di tempo, perché come sappiamo a causa del Covid-19 si entra una persona alla volta, per cui ha dovuto attendere il suo turno. Nel frattempo non si sapeva se il cane era vivo, era ancora trascinato da questa persona o era stato abbandonato da qualche parte. Infatti appunto non è intervenuto nessuno, i vigili nonostante siano stati allertati non sono intervenuti, non hanno predisposto nulla. Finalmente quando è toccato a lui i carabinieri hanno mandato subito una pattuglia a fare un sopralluogo e hanno trovato il cane che giaceva qui dove vedete in questo tratto di campagna. Qua ci sono le ultime strisce fatte dal trascinamento di questa povera bestia che è stata trascinata fino a qui e poi gettata come spazzatura nella campagna. Abbiamo anche il referto medico che è terribile. Il referto medico stilato dal dottore Daniele Zappulla, dove è stato portato dai volontari dell'OIPA che sono intervenuti a recuperare il cane dopo essere stati avvisati dai carabinieri, e il referto medico parla di cute, tendini, legamenti non più visibili, grandi porzioni dell'articolazione esposte, varie parti del corpo, faccia dorsale del carpo, grandi porzioni dell'articolazione appunto esposte. La spalla destra presenta un'erosione dei tessuti che ha raggiunto la parte interna dell'osso. Su addome e arti posteriori si riscontrano ferite lacero contuse di gravità e spessore variabili. Sono visibili ematomi sulla faccia ventrale dell'addome. La mandibola è estremamente mobile. Si sospetta la frattura riconducibile a un trauma esterno. Il polso è accelerato, la temperatura è normale. Comunque praticamente il cane non ce l'ha fatta. E dopo 2 ore di agonia perché l'agonia è stata lunga, anche perché appunto non essendo accorsi i soccorsi immediatamente qui, ma abbiamo dovuto aspettare che i carabinieri ricevessero la denuncia e intervenissero per poi chiamare i volontari, i nostri ragazzi dell'OIPA di Priolo, che hanno soccorso immediatamente il cane e l'hanno portato dal veterinario, dal dottore Zappulla. Noi chiediamo che non si spengano i riflettori su Matteo, perché Matteo, speriamo che questa vittima innocente possa rendere giustizia a tutti gli altri animali, speriamo che non ci siano più maltrattamenti che restino impuniti, speriamo che i maltrattamenti finiscano, ma purtroppo la legge italiana
in materia di maltrattamenti animali è troppo leggera. Non, praticamente gli animali non vengono considerati degli esseri senzienti dalla legge italiana, ma vengono considerati degli oggetti, tant'è che possono essere anche pegnorati se di valore. E questo ovviamente porta a non dare delle pene esemplari, delle pene che siano esaustive, perché qua parliamo di una morte e di una morte atroce. Quindi chiediamo che sia dato almeno il massimo della pena, in questo caso che è di 3 anni di carcere, perché è quello che merita chi ha fatto questo scempio. Noi chiediamo inoltre a tutti gli organi competenti di intervenire ogni qualvolta facciamo una segnalazione, perché poi il risultato di tutto è questo, quello che vedete. Non lasciateci soli.